Secondo oggetto di natura insieme a matrice, delle strutture visive che gli si aggregano intorno nel corso dei secoli. Canal grande fin dalla sua forma primigenia, di serpente d'acqua, delle sabbie della laguna. Crea dunque il futuro della città, che la perpetua come memoria, come incessante recupero del vissuto alla dimensione del sognato. Ben poche vie, giunteci dal passato attraverso complicati processi di metamorfosi, portano in essere tracce nitide della genesi urbana, come il Canal Grande di Venezia. Questa arteria vitale contiene in sé quasi al centro il nucleo generativo della città, Rialto, punto di raccordo reale e ideale tra i sestieri. I fondaci, i palazzi, gli umili aggregati abitativi che li crescono intorno fin dall'origine, allargandosi sempre più a raggiera in una continua espansione edilizia. La città nasce dunque sopra la traccia tortuosa dell'antico corso d'acqua che si apriva la via verso il mare, verso il reticolo dei porti e delle calle. Forse si dice calle, ma con un'inversione del concetto positivistico. Essa non adatta il ramo principale del fiume ai bisogni della comunità e agli interessi dei potenti, ma adegua di continuo alle sue funzioni vitali a questa forma preesistente, che si fa stimolo di inventività fantastica. Caso forse unico nella storia artistica. Il Canale Grande, ma vasce, è la prova più imminente di una libertà di immaginazione che modella i bisogni e i destini di una società urbana. Arrivo alto, ma al di là dei miti creati dalla città stessa sulle proprie origini e sulla propria vocazione provvidenziale, e prescindendo dai frammentari e spesso contraddittori reperti dell'archeologia lagunare, resta il dato fondamentale che a partire dal nono secolo la sede amministrativa del Ducato fu trasportata a Rialto. Prima grande fervente tana della Repubblica dei Castori, come la definirà Goethe, raccolto in un'ansia fluviale, il nucleo di Rialto fu ben presto determinante per l'insieme degli agglomerati che si svilupparono, con funzioni economiche differenziate nell'arcipelago circostante e per la stessa via d'acqua principale, il fiume sul quale si era insediato. Poco dopo la metà del XII secolo, data significativa, si individuano nella compagine del suolo cittadino i sestieri, tra a sinistra e tra a destra del Canal Grande, Sitra et Ultra, il che ci mostra chiaramente che il punto di origine su cui convergono appunto Arrivo Alto e Orialto. Fu certo questa una scelta straordinaria per il futuro della città, non solo dal punto di vista urbanistico. La riva sinistra del Canal Grande assunse infatti, nel corso dei secoli, una sempre più precisa funzione commerciale e vi si estesero le attività costruttive, lavori di bonifica, di collegamento, di popolamento di isole, paludi, terreni e masse sui quali andavano via via sorgendo numerose chiese e parecchi edifici di varia destinazione. Dopo il 1080 la città appare divisa in confinia, o parrocchie, e ciò attesta alla raggiunta unità territoriale e amministrativa del Ducato. A quest'epoca il nome Venezia viene ancora usato indifferentemente per indicare il nucleo urbano attorno a Rialto o l'intero Ducato,
Solo più tardi, nel corso del XII secolo, il formarsi del comune medievale porta alla distinzione tra città e ducato, il che produce lo stato di inversione nell'uso dell'appellativo. Da allora in poi chi dirà Venezia intenderà di solito a riferirsi alla città, non al ducato, Bettini. Mentre la comunità andava a sestandere le strutture fondamentali del proprio territorio, e si precisava vieppiù il suo processo di crescita civile e politica a Bisanzio dopo la caduta dell'esarcato, della Pentapoli, dell'Istria, lasciava via libera al ducato veneziano, che in breve si sostituiva alla grande capitale dell'Oriente, nella custodia del mare e nello sforzamento degli scambi commerciali. Il Canal Grande, con il progressivo consolidamento della potenza marittima veneziana, si configurava sempre più, si configura, scusate, sempre più, anche nel suo aspetto visivo, come l'anima stessa della città, tutta tesa nello sforzo orgoglioso di costruirsi diversa da ogni altra. Questo antico fiume, questo Nilo dell'Occidente, diviene più che mai la forma che struttura su di sé le molteplici funzioni urbane, l'arteria viva di tutto, un florido microcosmo. Su di essa c'entra la sua fervida vita, tradotta in immagini. L'ambiente naturale, costantemente aggredito nella sua mobile configurazione di sabbie, di acque, continuava a venire selezionato e saggiato, quasi fosse un materiale preartistico, assunto per essere plasmato in un certo urbano. Ed è così che il nucleo centrale di questa terra, antico rifugio di isole di immigrati, diviene il punto quasi geometrico di confluenza e di sottura tra due mondi, la nascente Europa e l'antica Bisanzio, chiusa nella glorificazione disperata del proprio passato. Il Canal Grande è l'emblema privilegiato di questa fusione tra mito e storia, e insieme via simbolica che collega civiltà lontane nel tempo e nello spazio. E strada reale. Emporio mercantile dove giungono navi di proporzioni sempre maggiori, con carichi adeguati non solo per quantità, scusate, ma anche per raffinata qualità. Questo patriarca di ogni rio, come lo definì l'Aretino, con i suoi fondi, le rive, i mori e gli scali formicolanti, è ormai un fervido porto, città che vede genti, culture e civiltà disparate mescolarsi e gettarsi intorno a sé, portando flussi, scusate, sempre crescenti di ricchezza. Percorrendo oggi quasi 4 km di questa larga strada d'acqua, costeggiato, scusate, da un'esemplare sequenza di edifici, non possiamo non avvertire la coerenza artistica del vasto insieme, che pur essendo costituito di elementi realizzati in epoche diverse e secondo vari stili, si presenta come una sola immagine unitaria e armonica. La ragione prima di questo stato di illusionismo visivo è che le facciate degli edifici a Venezia non fanno corpo con questo, ma hanno piuttosto il valore di splendide quinte delimitanti con lo spazio interno, piazza, campo, canale, calle, sul quale si affacciano, in altri termini, e si definiscono, colorano, decorano questo spazio, e ciò avviene più che altrove lungo il Canal Grande, che anch'esso è all'interno, un meraviglioso corridoio d'acqua, le cui pareti sono le superfici unite, legate al colorato dei palazzi che lo affiancano. Bettini. E siamo a pagina 5.